Pochi sanno come i primi primati si siano evoluti in quelli che oggi chiamiamo esseri umani. Sappiamo che spesso la natura non è infallibile e che non di rado qualcuno dei suoi errori trova anch'esso posto nell'ordine naturale delle cose. Tra questi esemplari, il principale esponente è sicuramente il dario. Il dario è un animale tipico della zona sud della penisola italiana. Sebbene disdegni il movimento, per i più fortunati è possibile osservarlo nella sua tipica danza post pranzo. È possibile riconoscerlo dal suo sedere sporgente. La piana tra le due mezzelune che state osservando può servire per parcheggiare le biciclette. Tipico del dario è anche la forma affusolata delle sue dita, in grado di scavare a fondo dove si annidi qualunque sua secrezione. Il seno del dario può raggiungere forme abbondanti pari solo al suo addome, i cui muscoli sono duri come roccia magmatica prima che si solidifichi. L'agilità del dario si rende necessaria a causa dell'aspra lotta per la sopravvivenza tipica della zona peninsulare. L'urlo del dario può annichilire anche il più forte degli avversari. Il predatore naturale del dario viene da zone più a sud di quelle bavesi, ma spesso decide di abbandonare la sua preda, impietosito dal destino avverso alle sue fattezze.